Prego, avancé. Avancé, prego. Madame verrà subito. Grazie. Ma voi chi siete, se è lecito? Il mio nome è Mamet e sono lo segretario di Madame. Ah, ho tanto bisogno di comunicare con la mia adorata Gisa, la mia cara moglie che mi ha lasciato pochi giorni fa. Se ne scappé con un'altra? No, no, che avete capito? Mi ha lasciato nel senso che è defunta. Ah, è morta? Sì, è stata soffocata da un babà. Adalgisa era un po' golosa. Mi disse, Mimi, un altro babà, un altro babà, un altro babà. Se ne mangiò 18. Caspite, 18 papà. Ma voi avreste dovuto dire a questo Mimì di non terle tutte quei dolci? Mimì sono io. Mi chiamo Domenico Fagiolino, ingegnere costruzione e restauri. Ma ditemi un po', ma la vostra padrona è veramente così brava? Ah, madame è la più grande medium del secolo. Sì, e allora speriamo che mi faccia comunicare con la mia Dalgisa. Voglio sapere come sta, se si trova bene e se le è piaciuto il funerale che le ho fatto. Ho sei cavalli tutti neri, bellissimi, col pennacchio in testa. Pennacchio? Beh, per la verità erano 5 neri autentici. L'altra era bianca perché nero non l'avevo trovato e loro l'ho fatto tingere. Ah sì? Sì, però il giorno del funerale si è messo a piovere, il cavallo si è estinto e tutto quello che seguiva nel funerale si sono messi a ridere. Uh-huh. Io adesso vorrei parlare con lei per sapere se questo inconveniente l'ha turbata, ma ditemi un po', ma quando viene la signora? Io... Sta facendo la preparazione spirituale. Verrà fra una decina di minuti. Una decina di minuti. Ecco altri client. Oggi è Vendredi e madame va in trance tutti i Vendredi alle 4, puntualmente. Sì, e allora facciamo così, io aspetto in terrazzo, sì? Fette? Sì. Fette come voi volete? Sì, fette come voi volete. Come voi volete? Sì, sì, mi raccomando, chiamami. Anna va, prego, avanse. Vieni qua, avanti, dico, vieni qua, buongiorno. Madame Clitennestra non t'atterrà. Sì. La permission? Prego. La permission? Sì. Anna! E che fa? Ringrazia chi le dai una capuzzata a me, ma sei pazzo. Sono nervoso. Gesù. Disgraziata mascalzona. Ma non ho capito, ce l'hai sempre con la governante di tuo zio Francesco. Sì, con quella disgraziata di Assuntina Paderaccio. È stata lei che ha falsificato il testamento, sì. E io perciò sono venuto qua da Madama di Tebbe per sapere la verità, per evocare lo spirito di zio Francesco e chiedere tutto a lui. Cazzo da pazzi, ma come si può fare? Un laureato come sei tu, un avvocato che crede ancora a queste fandonie, queste fattucchiere, chiromante e medici. Io l'unica volta che sono andato a farmi indovinare da una chiromante, siete vedi, sai che è successo? Che è successo? Ma guardava la mano, presa la mano mia, se la mise in mano e con la lente di ingrandimento guardava la mano, leggeva. E la prima cosa che mi disse, dice, voi siete uno scultore. Oh, all'anima ruzzar. Madonna, non è possibile, leggete bene. Io sono un cantante. No, mi dispiace, ma qua non c'è scritto. E poi voi vedete, tutto potete fare nella vostra vita a meno che cantare. Aveva ragione. Stavo cantando. Io sono pazzo per il canto, vabbè, il canto è la mia vita. Sì. Quando ho debuttato ad Aversa. La manicomia. Ad Aversa, al Cimarosa. Che debutto, ma piazzai forte. Debuttai con quella famosa O Sole Mio, che piazzai un do di petto al finale. Malato sole, più bello in è. Ma che sei impazzito? Sanagaretto teatro, ti affiora. Una cosa formidabile, un successo formidabile. Ma state zitti, stiamo in casa di madame, senti i cantali, questa è una cosa seria. Per te non è seria, per me è seria e ci credo. Ci credo. Ma tu capisci, quello zio Francesco doveva lasciare tutto a me, unico parente, nipote di primo grado, hai capisci? No? Erano morto tutto quanto, ero rimasto soltanto io. Ogni volta che moriva un parente per me era una contentezza proprio, Non ho capito, tuo zio non aveva un fratellastro. Chi è zio Manfredo? Sì, a chi le maggio lo ha dato attorno l'anno scorso, alle corse dei cavalli. Puntò 100 lire su Ciceruacchio. Sì, me lo ricordo. Ciceruacchio arrivò per ultimo e lui rimase in tribuna fulminato così. Sì, me lo ricordo, lo lessi sul giornale. Fu fulminato da un trombone. Sì, a batterio contrabbasso, che trombone, Nico.
Trombosi. Ah, ho detto trombone. Detto trombone. Beh, mi sono sbagliato. Trombosi, sì, ma quella è stata lei, è stata la governante che ha falsificato il testamento. Tu credi? Come no? Io perciò sono venuto qua, oi. E se madama ci dà la conferma, io ti giuro, Nico, che a quella la trascino in tribunale. Fai bene, fai bene. Trovati un buon avvocato, un avvocato di grido, che sono cause pericolose, sai? Sì, come no? Ma perché faccio scarpare? Non lo so, è un tuo hobby? Ah, qua, Nico, ma insomma ti tiene voglia di scherzare? Non sono avvocato io. Ah, già, me la ripeti, fai tu la causa. È chiaro che mi ha fatto. E allora l'hai perduto, non perdere proprio niente. Sì, pazzi. Ma caccia, io non perdo niente, Nico, io vado fino in fondo. Ma tu pazzi, io ho sacrificato la vita mia per lui, sempre sperando nell'eredità di zio Francesco. Che fa, lascia la cosa così e me ne va. Ma tu scherzi? Io 3 volte a settimana facevo pure pedicuro, non ho preso moglie per lui. Dico, io ti devo fare una confidenza proprio, Tu devi sapere una cosa, Io sono ancora signorino. Non mi fa avuto lo stomaco. Signorino, questa è una cosa impossibile. Ma è impossibile, avvocato! Ma che, hai cambiato voce? No, è chi? Oh, l'ingegnere, caro ingegnere, Nico, ti presento l'ingegner Fagiolini. Lessati. Avvocato, ma come il vostro amico fa lo spiritoso sul mio cognome? Ma qual spiritoso? Io sto soffrendo quello che sto soffrendo e questo scherza. Ma chi sta scherzando? Ma questo è bello, voi lo potete chiamare Fagiolino, io non mi posso chiamare Alessandri. Io mi chiamo Nicola Alessandro, voi che pulite, Sì, non una volta capita, sa, questi cognomi, queste coincidenze dei cognomi. Per esempio, la sorella dell'ingegnere... Faceva Fagiolino pure lei, no? Faceva Fagiolino. Ma adesso si è sposato con un dottore. No, che dico, un dottore, un professore... Il professor Ademaro Padella. Ah, sì. Adesso fa Fagiolini in padella. No, se si sposava bene. Se si sposava a me sacralizzato, facevo Fagiolino Lessato. Dice, facciamo all'agra. Sentite, non scherzavo. No, perché sta scherzando? Io sono fresco vedovo. Come se avesse detto, sono fresco sposo. No, scherza, non ci fate caso, quello mio amico scherza sempre. Vi dicevo, ingegnere, io poi non ho saputo il fatto in tempo perché ero fuori città. Com'è successo la disgrazia? Ecco, volete che vi dica, è successo tutto in un momento in cui meno me l'aspettavo. Era la festa di San Gennaro. Quando fa la bella via, come scherza. Ma insomma, come vi permettete? No, non ve la prendete, quello è il mio amico, è cantante. È cantante. Dunque, come andò la cosa? Ecco, io vi stavo dicendo, era la grande festa che noi tutti quanti conosciamo, no? E noi stavamo tutti in una grande pasticceria, tanta gente, tanta folla. Ma, non so se voi vi ricordate, Adalgisi era molto golosa. Come non me lo ricordo, quella era golosa. A me non mi importa. Ebbene... È stata uccisa da un babà. Oh. Ah, Ali. Chi è Ali? Ali babà, un arabo. Quale arabo? Non l'avete detto voi. È stata uccisa da un babà, anzi che dico, 18. 18 arabi, niente meno. Ma che arabi? Lo state dicendo voi, non mangio capito. Madonna, Nico, 18 paste. Ah, paste, quelle che si mangiano. Povera donna, si capisce che l'è morta schiattata. Sì. Quella era golosa. Ma mo dice un'altra volta, a me non mi passa manco ma la capo. Che viene, quando piaceva assai dolce. C'eravamo tanto avanti. Per un anno e forse più. C'eravamo voi lasciati. Non ricordo come fu. Avvocato, ma come questo... Che sa facevo come un onore. Avvocato, ma questo si mette a scherzare sul mio dono. No, ma l'ho detto, non scherzo. Ma l'ho detto, quello canta, gli piace cantare. Scusate, voi mi date lo spunto, mi toccate dove mi prode. Cantate. Io canto. Sì, è proprio... Io voglio di cantare, ma voi non sapete la tragedia che è successa là, al pronto soccorso, là lei moriva, io vicino a lei inginocchiato che si ghiozzava, è triste, Adalgisa mia, non me la so, non darmi sto dormire, torna sorriente. Sentite. È lui che mi dà lo spunto, che devo fare? Ma non lo prende lo spunto che ti ha dato, Sentite, poi se non lo smettete, io mi rivolgo alle autorità, avete capito? Io sono un ingegnere, un ingegnere, informatevi, io sono una celebrità, l'ingegnere Fagiolini. Io d'inverno lavoro poco. E se capisci, i Fagiolini d'inverno a lui trovate. Sì.
scherzate, voi, scherzate. Come se tanto adesso fra noi, il ponte sulla Napoli Casetta l'ho costruito io. Quale, quello che è crollato 2 anni fa? Sì. Sì, sì, è quello prima di Benevento che... Ah, sì, quello se lo portò via la piena del fiume. Sì, 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 è quell'altro a 3 arcate sul volturno. Ah, sì, quello è crollato l'anno scorso. Appunto, appunto. Senti, ma questi ponti che fate voi crollano tutti quanti. Come crollano? Ma come li fate? Con la sputo? Come li fate? Sì, ma come li permettete? No, signora Conscience, ecco a voi la signora Clitennestra Papetti. Madame de Tête. Buongiorno signori. Buongiorno. E che diavolo. Mamma, fai accomodare. Si accomodi tu? Si a sette? Si a sette? Sì. Prego. Prego. Che fai? Si a sette? Si a sette. Sedan, please. Sì, sì, questo è Maometto. Mamme. Ah, mamme. Ho sbagliato. Cara. Cara signora Clitennestra. No, vi prego, chiamatemi Nestra. Pastelletti, facciamo. No, Clitennestra, è troppo lungo. Chiamatemi semplicemente Nestra. Fa più presto, chiamalo solo Stra. Va a scherzare. Beh, permettete che ci presentiamo. Prego. Io sono l'avvocato Pasquale Asciutti, l'ingegner Fagiolini, il signor Lessate. Fagiolini, Asciutti e Lessate. Se ci vedono poco d'olio e aceto ci facciamo un insalato. No, signori, prego accomodatevi. No, signori, non scherzate, vi prego. Io sono una grande medium. Oh, figuratevi, io posso farvi parlare con chi volete, con Napoleone, con Raffaello, con Michelangelo. Scegliete! Questo, quello! Per me pari solo! No, Nicola, calmati. Sì, ma Ahmet, per piacere, intervieni. È il segretario di madama. Ah, il vostro segretario. È il mio segretario indiano. Mamet si chiama. Mi è fedelissimo. Mi ha dato tutto di sé. Il suo corpo e la sua anima. Ah, l'anima è Mamet, eh? Preghiere de calma e concentrazione. Bien. Madame ha bisogno di silenzio per la seduta spiritica. Madame è un grande medium. Con la sua forza medianica sfida anche al tempo. Ha battuto gli uragani, i monsoni. Vabbè, se ha battuto al monsone è veramente una grande medium. La campione dei medium. Signora, ma allora è vero che mi fate comunicare con la mia dolcezza? Come no? Ma è naturale, sì. Io ho una grande fama. Posso farmi parlare con tutti. Il mio salotto è frequentatissimo. Oh, non ne parliamo. Principi e plebe vengono qua. Ma la di bene, carte fai. Spesso picca fiore, per favore. Missala. Scusando di sadere la mano. Signore, vi prego. Questo è il momento che io devo lavorare. Oggi è venerdì. E ogni venerdì sapete cosa faccio? Pasta, fagioli e baccalà. Sì. Ogni venerdì a quest'ora io vado in trance. Ah. E naturalmente quando uno va in trance... Non bisogna parlare al manovratore, ricordatevelo. No, vi prego, vogliamo fare la catena? Adesso ci troviamo. Teniamoci per mano. Mi emoziono a battere la catena. Ecco, bene. Non tirate la catena. Non tirate la catena. Oh, che gelida manina. Te la lasci riscaldare. Perché? Non è genere tuo ma questo. Ma sono loro che fanno lo spazio. Sì, fatemi lavorare. Uè. Ha già visto una femmina. Vamos. Che
sei impazzito? Che ne so, vamos! Vamos! Ma quale vamos siamo? S'ha detto vamos, è spagnolo, capite? Vamos! Io spagnolo non lo masti. Sì, Lance, madame sta cercando il suo spirito guida, ya! No, è naturale! Uè, 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 uè! Spirito! 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 Allora, asottase è già mio spirito. Arriva! Arriva, sì, è lui, è lui, è proprio lui. E taburno principale della bandata. No, questo la devo fare in piedi. No, e se mandaci in pece, se sit up, please, per favore, sit up, sit up, please. E non ti arrabbiare, forse la misuare. E ti arrabbiare, mi incacchie, allora. Aspettate la catena, vicini, non aspettate la catena. Eccolo, guardatela che arriva. È lui, Amello. Eccomi qua, agli ordini. Desiderate? A me un caffè freddo. Ma che l'avete pigliato per il cameriere del bar? E Amello, il mio spirito guida. Signor Ghillo mi pare uno spaventapassero. Amello, per piacere, mandaci la signora Adagisa, cioè la moglie dell'ingegner Fagiolini. Subito. Ingegnere, voi dove abitate? Dalle parti di Posillipo. Dove esattamente? Beh, il numero civico non c'è, ma si trova con facilità. Voi sapete Marechiaro? A Marechiaro c'è stata la foresta, la passione mia. Senti, se a questo non me lo togliete davanti, io ammazzo. Signore, un poco di rispetto, ya? Qui stiamo in seduta spiritica, oui? Yes, qui c'è un fantasma ultraterrone. Questo è poliglotto, parla un sacco di lingua. Non rompete la catena, tenetevi così. Amello, fai venire la signora Fagiolini. Purtroppo non posso cercare nessuno. Se prima i signori non versano l'obolo in favore delle povere orfane delle medium di tutto il mondo. Beh sì, ha ragione, Amello ha ragione. Si deve fare una piccola questua, non per me, no, per quelle povere figlie. Io lo sapevo, tutto quanto, è tutto là. Chiamata a mamma. Chiamata a sorda, sì. Dove sta? Torniamo all'argent, Amello, la questua è fatta, fai venire la signora. Eccola, arriva, guardate. Nini! Sì, è lei. Gigi, tutti i 18 babbate si è mangiato stanno poco dimagrito, no? Veramente anche a me non sembra lei, era più alta. E beh, questo non significa niente, uno quando è morto dopo si arrugna, capito? Adalgisa, come stai? Benissimo, adesso che non ti vedo più. Come? A proposito, ci eravamo tanto amate. Ma che stai dicendo? La verità. E adesso sto bene, perché non... Che succede? È finita la carica, signora. Un momento. È cosa mia, è anima mia e parlo io. Silenzio, per favore, mi devo concentrare. E un po' di pazienza. Devo interrogarla mentalmente. A chi ci piace? C'hanno fa chi si chico a topataca si che tu a fa cataca taca si a topataca pataca a taca. D'essere coreano sicuramente. Ecco, sì, ho capito tutto. Dice che non può andare avanti, poverina, se prima non si fa una questua a favore delle povere orfanelle disoccupate, delle medium universali. Ma viste, è vizio. Poi è canzone. Chiamata a mamma. Chiamato saciccia. Torniamo alla già. Calè. Se ne vede che è del calè. Sei per me. Per forza, siamo solo tre. E va bene. E allora, la questo è fatta. Signora, ragazza, su, riprendete forza. Svegliatevi. Su, c'è da... Ma voglio un marito. Quando se guarda... Se tu, per favore... Continuate, signora, vi prego. Dico che ora sto bene perché non ti ho più sullo stomaco. Mimì,
sei sempre stato ossessivo, scocciante, pignolo e fesso. La mia unica soddisfazione è stata quella di farti le corna. E te le ho fatte con tutti quelli che mi sono capitati a tiro. Col postino, col portiere, col salumaio, con l'idraulico, col parrucchiere, col padrone di casa. Anche con il padrone di casa! Bella teta che mi ha fatto un piacere, mi ha fatto risparmiare l'affitto. E persino col tuo amico, l'avvocato Pasquale Asciutti. Oh! A proposito dello signorino, sei arrivato il signorino? Sarà tutto! A scansone, farà tutto! Traditore! Ti prego! No! Giuro che non è vero. Lasciatemi, morti non mentono. È una morta bugiarda. È bugiarda, si sono. Poi pare che facevo una cosa simile a un amico come voi. Va bene, ingegnere, perdonate, alla fine vostra moglie ve l'ha fatta sempre con 100 anni, come me, bei. Chissà, perlomeno è un avvocato, c'ha una laurea. Ma che me ne importa a me che lui è avvocato? Io sono un ingegnere, c'ho una laurea. Io costruisco ponti. Che cadono, e corno restano. Prego, io adesso come sono? Ma non ci sono per me. Adalgisa, è sparita. Avete rotto la catena. Vabbè, non fa niente, mi ingegno, quello che dovevate sapere l'avete saputo. Andiamo, venite qua. Prego, avvocato, questo da voi non me lo sarei mai aspettato. Va bene, è cosa da dire. Chiamiamo che cosa da dire. Ebbene sì. Confesso. Ebbene sì, lo confesso, sì. È stato un momento di debolezza. Fu una sera in salotto. Voi non c'eravate e io approfittai di lei. Poi un'altra volta al mare, sì. Un altro momento di debolezza. Te l'ho sempre detto, fa una cura ricostituendo. Non mi hai mai voluto sentire. Dunque, poi un'altra volta, quando è successo? Non lo sapevi. In Egitto, quando andaste a costruire Palazzo Reale che crollò il mese appresso con tutta la gente dentro. Ti pareva che non crollava, che l'avevi fatto l'ingegnere. Da allora in poi con Adalgisa, tutte sere. Quando viene l'appuntamento, ma che non ci viene chiuso, ma che non ci viene chiuso, ti aspetta puntualmente. Tanto a me adesso non me ne importa, oramai la mia vita è finita dopo quello che ho saputo da Gisa, basta, non voglio più vivere, non voglio stare più in questa città dove tutti mi prendono in ridicolo, no, io voglio partire, me lo voglio andare lontano, me lo voglio dire in America. Lontano, assai, ma è lui che mi dà lo sputo, fatelo silenzio. Fate la catena, prego, e allora la catena è interrotta. E non parliamone più. No, per carità, ma che interrompere, signora cara? Io sono qui per parlare con mio zio, si interrompe la catena. Non si può Ingegnere, ve ne prego io, fatelo per me. Lo faccio unicamente per me. Siamo alla catena, non se ne parla più, perché devo parlare con lo zio. Così non se ne parla. Ecco, vicini. Vicino, ma... catena. Ecco, guardate là. Amello, fammi venire un po' rosmarino. Ma fanno capretta al forno. Rosmarino, lo zio di questo, come si chiama lo zio? Umarnaril. Il nome, Francesco. Ecco, Francesco Rosmarino. Sai dove lo puoi trovare? Al mercato della frutta e verdura. No, sta vicino. Vicino a qualche cucuzziello o qualche carciofo. Vicino a Raffaello. Vicino a Raffaello. Eccomi qua, Pasquale, nipote mio. Zio, ma sei tu? E non mi vedi? E non ti vedo con quel lenzuolo che ti copre il viso, non...
È la moda. Quest'anno il lenzuolo si porta così. Ma perché all'aldilà fate le sfilate di moda pure, padre? Pasqua, fai presto, dimmi che vuoi, perché ho un appuntamento col dottore. Ma perché non siete morto abbastanza? Beh, da un po' di tempo non mi sento tanto bene. Non vado d'anima. Ah, e fatemi fare una bella visita. Ce l'avete la mutua là sopra, non ce l'avete? E non scherzate, vai qua, fallo fornire, per favore. Sì, sì, ma... Dimmi che vuoi. Ma finisci. Ma come che voglio, zio? Io ti sono sempre stato affezionato, devoto, ti ho curato i calli, e come tu adesso mi lasci così, mi avevi promesso che nel testamento mi lasciavi qualche cosa, Ma tutte le tue premure furono dettate dall'interesse, non da vero affetto di nipote, ecco perché io... Ma qua necessita una questua. Un obolo. Non rompete la catena. Vi prego, un obolo, signore. Facciamo un obolo. Facciamo un obolo. Io lo conosco questo. Io lo faccio questo. No, siamo pazzi. Lo conosco, però l'ho riconosciuto dalla voce. E mezza recchia, chissà che vendevi in giornata dentro la galleria. Io conosco benissimo. Mamma, conosco pure la mamma. Ma Carme, voi che volete a me? Un mezzalite, come portavi? Il conte Serao. Questo faceva il contrabbando di sigarette, lo chiamavano Pasqualino Ombruglione. Avete capito? Allora, dove stanno? Mascalzoni delinquenti. Venite fuori, delinquenti, venite questi disgraziati imbroglioni. Ecco, questa è l'unica cosa santa che avete detto, tutto quanto è in magambà. Benissimo, va bene, metteteci una pietra sopra, perdonatemi a me. Va bene, mi intenerisco, li perdono pure io. Bravo. Io non perdono a nessuno, non perdono. Devi perdonare pure tu, guardi, che qua l'unica è stato avvantaggiato sei tu. Perciò mi devi perdonare, se ti piace. Ebbene sì, vi perdono. Però domani andrò da un'altra medium, una vera. Sì, non importa, non importa. Insisto, si è fissata proprio. Grazie, signor Nicola. Grazie del vostro intervento. Quanto siete buono. Grazie. Ma non poteva essere diversamente. Un uomo che ha una bella voce come la vostra. Grazie, signore. È l'unico che mi ha conosciuto. E vi auguro di debuttare in un grandissimo teatro. Al comunale di Cicciato, lo posso. Io. Ecco, si moriamo tutti quanti sotto in macerie, moriamo. Ma quando io sono adesso siete stati perdonati tutti quanti. Sì, io ho perdonato, ma siamo tutti noi che dobbiamo chiedere un perdono. A chi? E me lo domandate? A questo gentile e simpatico pubblico. Thank you.